Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video, finalmente video preferiti del mese. Credo siano 2 mesi che salto questa tipologia di video, che come dice il titolo stesso è da fare ogni mese, quindi abbiamo tanto di cui parlare, ho tanti titoli di canzoni, di film da recuperare con voi, iniziamo subito. Infatti la prima domanda come sempre sono le canzoni del mese, preparate carta e penna perché ne ho tante da farvi ascoltare quest'estate. Iniziamo da una canzone dei 5 Seconds of Summer. C'è un sacco di S, io ho l'Invisalign, quindi non è proprio il nome giusto da pronunciare, ma avete capito. E la canzone è Want You Back. Era da un secolo che non ascoltavo questo gruppo e devo dire che mi piacciono tanto ancora. Prossima canzone, raga, se ve la faccio ascoltare probabilmente diventerà la vostra droga. Ed è una canzone di Becky J. Non avevo realizzato fosse anche l'attrice che ha fatto Yellow Rangers nel nuovo film dei Power Rangers, ma dettagli. Lei è bellissima e Natti Natasha. La canzone si chiama Simpi Amas. Io non vado pazza per queste canzoni mezze col sound latino, sapete, un po' così. Ma questa, ciao! Se tu me llamas, no amo pa' tu casa. Quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Andando avanti è sempre più pazzesca. Poi c'è questa canzone. Mi fa un po' strano dirvela adesso perché è successo da poco, da pochissimo, settimana scorsa, tutto il casino di Demi. Se mi seguite su Instagram con alcuni di voi ne ho già parlato e se non lo sapete vi dico brevemente perché poi ci sarebbe tutta una vita da parlarne. Anche perché comunque Demi è sempre stata una ragazza che ha avuto un sacco di problemi, ok? Nel corso del tempo, vari crolli e quindi nessuno se l'aspettava adesso, ma è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale, mi pare a Los Angeles, ma non vorrei dire cavolate, per un'overdose di eroina. Poco tempo prima lei aveva fatto questa canzone dove palesemente chiedeva aiuto, niente. Comunque la canzone in questione si chiama Sober, è bellissima. Per quanto mi riguarda, ogni volta che la sento i brividi, quindi ve la faccio sentire, ma voi pensatela come una canzone bella strong, bella potente, bella profonda. Adesso passiamo a una cosa un po' più allegra. Questa canzone sta spopolando ultimamente perché si chiama In My Feelings di Drake. È uscita apposta la In My Feelings Challenge, che è quella che si scende dalla macchina e si comincia a ballare questo ritornello. Quindi ve lo faccio sentire, ma penso ormai ne avrete la testa piena. Altra canzone, perché questa è super estiva, non posso non dirvela, è di Irama e si chiama Nera. E pensate che questa canzone, quando lui la cantava ad amici, io la snobbavo alla grande. Poi ha superato addirittura l'altra che ha fatto, che è Un giorno in più, che mi piaceva tantissimo e tuttora mi piace. Altra canzoncina, questa è dei Maroon 5 insieme a Cardi B, che tra l'altro è diventata da poco mamma, quindi super auguri Cardi. E la canzone si chiama Girls Like You. Tra l'altro mi fa impazzire letteralmente il video, dove hanno preso varie ragazze, varie donne, famose e non, e le hanno messe in questo video. Fantastico. E la parte che canta lei, Cardi B, in questa canzone è fantastica, mi piace tanto. Poi abbiamo questa canzone di Nicki Minaj e Ariana Grande che si chiama Bad. Questa mi è apparsa così dal nulla su YouTube l'altro giorno, quindi la conosco proprio da poco. La sto mandando in loop. Got a bed, put your name on it. Put your name on it, gotta kiss, put your name on it.
mi piace tantissimo proprio il sound che ha questa canzone. Ultima, ma non per importanza, perché comunque è una delle poche semi-italiane che mi piacciono, perché poi non è totalmente in italiano. Comunque è la canzone di Takagi, Keta e Giusy Ferreri, Amore e Capoeira, che quest'estate sentiremo fino allo sfinimento. Finito con il reparto canzoni, e ve ne ho dette abbastanza, passiamo ai film telefilm. Qua, altra volta, carta e penna, preparatevi. Iniziamo stavolta con le serie TV. È un periodo che sto un po' piena di cose da fare, quindi ne ho potute vedere poche. Ho più che altro recuperato quelle che già guardavo. Ormai che siamo agosto, vi dico che è finita The Originals, che è una delle mie serie preferite, insieme a The Vampire Diaries, logicamente, perché questa è il suo spin-off, anche se questi sono i preferiti di luglio. Però vabbè, ormai lo sappiamo che è finita, quindi ho recuperato tutti gli episodi. Teoricamente, e dico teoricamente perché ancora non ho avuto tempo di vederla, è iniziata la sesta stagione di Orange is the New Black, che è un'altra delle mie serie preferite, ma voglio godermele in vacanza, così ho tempo di processare il tutto con calma. Poi sto continuando a vedere logicamente l'ultima stagione, che è la nona, di Modern Family, un'altra di quelle che mi piace tanto. Di 100, anche la nuova stagione, che è la quinta, mi sta piacendo da morire. È super ricca di nuovi personaggi, colpi di scena. Se la quarta stagione mi aveva annoiata, questa è assurda, si sono proprio ripresi bene bene. Un mesetto fa circa ho avuto il boom degli anime, dei manga, di tutte queste cose così, quindi ho iniziato a vedere e ho anche finito Sailor Moon Crystal, che non è la versione originale di Sailor Moon, ma è quella che è stata rifatta, ridisegnata. Mi piace da impazzire, non c'è niente da aggiungere. Poi mi sono riguardata le Mermaid Melody, 20 anni e non sentirli, e di nuovo abbiamo Toradora. Raga, stupenda, la trovate anche su Netflix, è molto cute, anche se è molto intuibile poi come va a finire. Però è una sola stagione di 25 episodi, troppo troppo carina. Se vi piacciono gli anime tema romantico, ecco, questo fa per voi. Un altro tema romantico ma anche vampiresco che mi ha fatto impazzire, di queste ci sono due stagioni, sempre su Netflix, di 13 episodi l'una, e questa si chiama Vampire Knight. Pazzesca, raga, non volevo finisse più, e invece è finita, purtroppo. Altra serie che ho finito è Supergirl, che però ricomincerà poi un'altra stagione. Sto aspettando che ricominci Shadowhunters, e purtroppo ieri ho avuto la notizia che lo chiudono per sempre, forever and ever. A questo punto non so neanche se Netflix metterà gli ultimi 10 episodi della terza stagione, ma ok, sicuramente non aveva gli attori migliori, non era la più bella, non era la più wow, però era una serie carina. Soprattutto mi mancherà tantissimo la mia coppia preferita, Alec e Magnus. Ed ora passiamo ai film. Allora, devo dire che ho fatto la tessera al cinema, e questa è stata un po' la mia sventura più grande probabilmente, perché adesso ci vado tipo oltranza, anche 2-3 volte a settimana, quando ho tempo di andarci logicamente. Comunque il resto poi li vedo in stream, come sempre. Ne ho visti un po', quindi carta e penna qua, un bel foglio grande. Mi sono vista La Torre Nera, che è un film di un anno e qualcosa fa. Ha degli attori pazzeschissimi, tra cui anche Matthew McConaughey. Nonostante questo film fa leggermente schifo. Non mi è piaciuto per niente, nonostante a me i film fantasy mi facciano impazzire. Questo non ci sta proprio per niente. Adesso aspetterò l'anno prossimo che esca una nuova saga di film, su cui ho lavorato anche tra l'altro la mia insegnante di trucco cinematografico, e saranno più di un film a quanto ho capito, e si chiamerà Artemis Fowl, che è ripreso dalla saga dei libri, quindi intanto vi dico pure questo. Anche se in America uscirà in agosto dell'anno prossimo. Ho visto tutta la saga di Hunger Games, me li sono rivisti, ogni tanto ci sta a fare un revival. Poi mi sono vista Jurassic World 2, non mi è piaciuto più del primo, però mi è piaciuto. Poi ho visto Tuo Simon, raga, ma super cute. Io avevo mezzo intuito chi poteva essere il ragazzo
con cui si scrive lui. Però è carino poi, perché alla fine vi lascia così, no? Anche se non l'avete capito, vi fa capire tante, tante, tante cose. Poi ho visto Ogni Giorno. Anche questo, un altro film da schifo. Quando l'ho bocciato su Instagram, moltissimi mi hanno detto: ma come, Ila, perché non ti piace? Come fa a non piacerti? Oh raga, zero, avevo aspettative 100, forse era per quello. Non ho capito né questo da dove esce, né questo poi dove va a finire. Cioè, non si capisce bene. La storia sarebbe stata anche intrigante, carina, se ci avessero fatto capire qualcosa. Poi su Netflix ho visto Come far perdere la testa al capo. Super carino anche questo, cute al massimo. Classico filmetto, nel senso non è questo gran spessore, però è carino. Altro carino è Sposami stupido, che è un film francese. Bello, bello, bello. È fatto bene perché non sfocia né nel troppo né nell'ignoranza più assoluta. Non prende in giro nessuno, ma nel contempo ti fa capire anche tanti aspetti. Poi ho visto questo film che è molto interessante, però vi invito a non vederlo magari se siete troppo piccole o piccoli, perché ha un significato un po' particolare e un po' intenso da capire, però io adoro questo genere di film. E si chiama Professor Marston and the Wonder Woman. Riprende la storia vera dell'inventore di questo fumetto, di questa eroina Wonder Woman. A parte gli attori che sono pazzeschi, ragazzi, pazzeschi, vi giuro, sono innamorata. Vi dico che l'ho già visto due volte. Tra gli attori ci sono Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote, ciao. Poi ho visto questo film che si chiama Awake, è un po' vecchiotto perché è di circa 10 anni fa, ed è un film che parla di quest'uomo che praticamente viene operato a cuore aperto, ma lui sente tutto quello che dicono, sente le sensazioni, quindi rimane in qualche modo cosciente, e poi c'è tutto un meccanismo che scatta che logicamente non posso spoilerarvi. Carino, se fosse stato fatto meglio. Anche qui gli attori sono belli, perché ci sta anche Jessica Alba, Aiden Christens, Terrence Howard. Potevano sforzarsi un po' di più. Altro film che ho visto è Prendimi. Mi ha scioccato che sia una storia vera. Però a quanto pare è così. Cioè, questi che per anni, 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 30 anni, non mi ricordo quanto, per un mese l'anno, giocano tutti insieme a quel gioco tipo ce l'hai, ce l'hai tu, ce l'hai tu, ce l'hai tu. Pensa quanto ci devi star male di testa per fare una cosa del genere. Però in un certo senso è carino, perché in questo modo rimani sempre aggiornato sulla vita degli altri, dei tuoi amici, sei sempre in contatto. Quindi anche questo può sembrare un film stupido, ma alla fine è carino. Poi mi sono vista un film che è su Netflix, si chiama The Boss, con due delle mie attrici preferite, e sto parlando di Melissa McCarthy e Kristen Bell. È una commedia americana molto molto carina, anche divertente. Poi ho visto Pan, Viaggio sull'isola che non c'è, che è uscito nel 2015. Questo è un altro dei film su cui ho lavorato la mia insegnante di cinema in accademia, che è bravissima, mi manca tanto. Purtroppo però il film, a parte si trucco costumi che sono meravigliosi, vi invito a vederlo solo per quello. La storia in sé non mi piace come l'hanno processata, la fine è molto what, nonostante gli attori siano attori di un certo livello. Cioè ci sta Hugh Jackman, che alziamo le mani, Rooney Mara, hanno sprecato un'occasione. Poi ho visto La prima notte del giudizio. Io vi dico, ho visto La notte del giudizio, quindi il primo film. Mi manca da vedere quello di mezzo, che è Election Day, però lo recupererò, promesso. E nonostante io non sia un amante dei generi horror, soprattutto di questo tipo di horror, di quelli che ti fanno saltare dalla sedia praticamente ogni 3-4 secondi di media, il primo mi era piaciuto tantissimo, cioè ti intrippa proprio il cervello, mentre questo mi aspettavo di più. Ci dovevano spiegare l'inizio di questo sfogo, far capire meglio le cose. Anche questo l'hanno gestito male, secondo me, sempre. Poi ho visto 12 Soldiers con Chris Hemsworth. Sono rimasta delusissima. A parte dal settore trucco, scenografia e fotografie, tutto quello che vogliate. Cioè, allora, un film di questo livello, che comunque ha parecchi attori, tratta di una storia tra l'altro vera, per me deve avere un po' di più. Non mi è piaciuto. Ho visto i film di guerra, perché sono un'altra delle mie passioni, molto 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 più belli. Non mi spiego perché sia uscito questo film. Poi fatemi sapere anche le vostre opinioni su tutti quelli che vi sto dicendo, perché oggi mi sto allungando un po' di più. Un film invece che mi è piaciuto da impazzire,
sarà che ha smosso in me quel lato nerd. Si chiama Ready Player One, è uscito già da un po', comunque quest'anno, ma da un po'. Non l'avevo visto, lo volevo vedere al cinema, non l'ho beccato. L'ho trovato in streaming, ho detto guardiamolo. A parte che dura tantissimo, bello da panico. È un concept di film, secondo me, che dovrebbe essere fatto un po' più spesso. Abbiamo una parte di film recitata dagli attori in carne ed ossa e una parte invece in cui gli attori sono in questo oasis, in questo mondo virtuale, e sono pazzeschi, disegnati da panico. Non so adesso che cosa abbiano utilizzato per girare quelle scene, se sono fatte tutte al computer o se hanno utilizzato qualche apparecchio speciale. Assurdi, cioè lì ho proprio alzo le mani. In più la storia è proprio bella, super top, lo straconsiglio se vi piace il genere, anche qui fantascienza. Poi ho visto un film con uno dei miei attori, anche qui un altro dei miei attori preferiti, che è Dwayne Johnson, anche conosciuto come The Rock, e il film si chiama Skyscraper. Adoro questo genere di film, stai con l'ansia da che ti siedi a che ti alzi, è splendido, anche i trucchi e effetti speciali sono belli. La storia poteva essere ancora più intricata, secondo me, ma in fin dei conti è bellissimo. Ci sono delle scene, ciao, che poi non so se è proprio lui, Dwayne Johnson, che fa le sue scene di stunt, ma se mai fosse così, chapeau. L'ultimo film non ve lo posso dire perché sono andata a vederlo ieri, quindi fa parte di agosto e ne parleremo il mese prossimo. Scarpe del mese, queste qui ve le ho fatte vedere nell'ultimo video haul perché le ho prese con i saldi su Asos, ed è questo sandalo fatto stile gladiatore, nero, flat, molto comodo, basso, ed è bello perché ha tutte le borchiette, le fibbie, insomma sta da Dio sia con i pantaloni che con i vestiti. Categoria unghie del mese, io direi che la sorpassiamo finché almeno non comincerò a rifarle. Come sapete, con il lavoro, con l'accademia che sto facendo adesso, mi viene un po' complicato avere le unghie, soprattutto perché tanto si sporcherebbero, stare sempre lì a pulirle intorno, sotto e cavoli e cose varie. Invece così le ho fatte riprendere ben benino, perché non ci metto lo smalto né nulla ormai da più di 3 mesi, quindi mi sono ricresciute belle, forti, sane e non mi va di rovinarle. Quindi passiamo direttamente a prodotti beauty. Ne ho un po', nonostante io mi trucchi ormai pochissimo, tipo questo è il mio massimo, e ho indosso oggi soltanto eyeliner, prodotto sopracciglia, mascara, correttore, cipria illuminante, e sulle labbra ho questa, prima che me lo chiedate, che è un nuovo prodotto di NYX e mi sta piacendo da impazzire. Io lo tampono semplicemente con le dita e questo è il colore First Date. Quindi appunto utilizzo pochi prodotti ma ottimi, tra cui il mio super prodotto di quest'estate è assolutamente lui. Quando finirà dovrò comprare una scorta perché è pazzesco, ed è il Close Up Concealer di Nabla. Io utilizzo 2 tonalità, utilizzo la Light Peach per correggere la zona scura, faccio tipo 3 puntini all'inizio e poi vado con questo che è il colore Ivory. Non è il più chiaro perché il più chiaro è Porcelain, questo sarebbe tipo la colorazione numero 2. Sempre della collezione Close Up di Nabla, mi sono stra innamorata dell'illuminante che ho anche oggi, che è Savage, ed è questo colore che è un po' più doratino, vedete, un po' più caldo, mentre ce n'è un altro che se non sbaglio si chiama Wave forse, che è proprio bello ghiacciato, bello chiaro. Solo che oggi ho voluto fare questo contrasto, vedete, base calda, capelli freddi, visto che li ho rifatti anche da poco. Queste treccine me le ha fatte la parrucchiera, non pensate che io sia così brava e precisa da sola, non ci riuscirei mai, per dirvi che questi illuminanti mi stanno piacendo da impazzire. La cosa che mi piace di più è che hanno una texture bella leggerina, quindi sono facilmente stratificabili. Poi appunto metto anche questi, sono varie le tonalità che utilizzo ma ultimamente vado proprio di questa. Come vedete me ne hanno inviate un pochino, sono tutte qua dentro e piano piano ve le farò vedere meglio. Ci sono anche dei bei, vedete, colori scuri. Poi penso proprio che ho finito perché gli altri prodotti sono quelli di sempre. Cover del mese, allora questa volta l'ho cambiata e ho creato questa perché il soft pocket l'avevo nuovo ancora da attaccare. Qui ho preso questa cover che avevo preso da eBay, che è troppo troppo carina in silicone, e ci ho attaccato questo soft pocket. Io li prendo da AliExpress, questo qui ha il simbolino di Kylie, vedete. Per quanto riguarda la foto del mese, metto questa che mi sono fatta ai Face Awards. Il trucco mi piaceva da impazzire, poi non so voi ma quando non mi trucco per un po' e mi ritrucco, quel trucco mi piace sempre da morire logicamente e quindi probabilmente questo è il caso, perché alla fine non era neanche questo grande chissà che, ci stava, il tutto mi piace. E poi passiamo appunto agli eventi del mese, prendiamo la nostra agendina
e ripercorriamo insieme i passi di luglio. 5 luglio, primo evento appunto che è quello della finale dei Face Awards di quest'anno, dove ha vinto Angel McQueen. Sono stata stra felice. Il 6 ho fatto un esame in accademia, infatti è stato un po' traumatico perché col fatto che il 5 ho dovuto dormire a Milano, logicamente, visto che la serata era la sera, e poi mi sono dovuta svegliare prestissimo la mattina, prendere il treno delle 6, arrivare in accademia per le 10. Quindi è stato un mezzo trauma, ma addirittura quell'esame è andato bene, quindi ottimo. Il 24 invece ho fatto un altro esame in accademia, ma questa volta tema cinema, con le sporcature. Ho fatto su mia madre la soldatessa, insomma tipo un militare in missione, ed è venuto fighissimo contro ogni pronostico. Quindi il 24 abbiamo fatto la prova, il 25 è l'esame. Il 29 è stata la festa di Camilla, cioè è stata almeno la festa, anche se non è nata proprio quel giorno, ma logicamente l'ha fatta di domenica, così c'erano tutti. Per chi non conoscesse, Camilla è la figlia di una delle mie best friends, e quindi ha fatto un anno, raga, come passa il tempo. Ultima domanda del tag: l'applicazione del mese. Sono sempre un po' indecisa quando devo scegliere questa in particolare, perché io uso tante applicazioni, ne installo e ne cancello più di una decina a settimana, quindi dirvene una sola è un po' complicated. Ma probabilmente, visto che mi sto appassionando al fare foto eccetera eccetera, l'applicazione che mi sta garbando di più ultimamente è questa qui, che si chiama Huji. È questa qui, si scrive in questo modo, praticamente voi scattate la foto, proviamo. E una volta scattata la foto ve la ritrovate e vi aggiunge, per dire, tutte le date, tutte le varie cosette e questo filtro un po' così, il che è molto 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 carino. Detto ciò, io direi che abbiamo parlato abbastanza per questo video. Devo assolutamente bermi 2 litri di acqua, ma spero di avervi fatto conoscere qualcosina, qualche film, qualche canzone, di avervi fatto passare qualche tempo in compagnia. Detto ciò, aspetto di leggere i vostri commentini. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!